Ma chiunque di noi può essere un missionario anche nel proprio rione, nella propria famiglia, che va e predica la buona novella. Fratello Franco, vieni. La pace del Signore. Dopo un anno sono di nuovo qua, mi fa piacere, sono con mia moglie quest'anno. Starò un po' di più quest'anno, starò fino alla fine di agosto. Vi porto i saluti delle chiese che mi prendo cura, di mio figlio che si prende cura della seconda chiesa in una località molto pericolosa. La seconda chiesa qua ha aperto in una località chiamata Kurusamba. È una zona chiamata rossa. Quest'anno mio figlio, chiudendo la chiesa, chiedo preghiera per lui. Lui sta prendendo qualche lavoro che io facevo prima e sta imparando a spese proprie. Stava chiudendo la chiesa dopo la scuola domenicale e si ferma una macchina con tre persone dentro e dicono: "Pastore, voglio parlare con te. Puoi darmi 10 minuti?" E mio figlio ha detto: "Sì, apri la chiesa." Mio figlio, un po' preoccupato, ha aperto la chiesa, sono entrati tre dentro, erano trafficanti, e uno era il capo della zona e disse: "Pastore, io so chi siete, tu e tuo padre, conosco dove abitate, sappiamo come vi muovete, sappiamo chi siete. Vi rispettiamo molto. Tuo padre è venuto qua, in questa zona, va bene. Puoi pregare per me? Sono stato giurato di morte. Mio figlio la settimana scorsa l'hanno ammazzato e io non so quanto vivo, ma può darsi che ho ore contate." E mio figlio ha pregato per lui e poi gli ha dato il telefono, mio figlio: "Qualche cosa sono a tua disposizione." Non ho mai più telefonato. Sarà stato morto, non lo so. Ma la cosa più bella, sapete cos'è, fratelli? Qualsiasi persona, quando è il momento di pericolo, lui cerca Gesù. Può vivere una vita pazza, può vivere quello che vuole, ma quando nel momento che la vita incomincia a essere in pericolo: "Ah, mio Dio, voglio Gesù." Grazie a Dio per questo. E io ne ho incontrati molti così. Ma quel momento è un momento speciale perché il cuore si apre al Signore, perché non abbiamo altra alternativa, solo Gesù salva. Amen, fratelli. Scusate se sbaglio qualche cosa, ultimamente sto sbagliando molto italiano, portoghese, mischio un po', ma mi perdonate, voi siete la mia famiglia, questa è la mia chiesa, mi sento a casa. Va bene, fratelli? Aprite la Bibbia. In Luca capitolo 19, è una storia molto conosciuta, l'ho imparata qui questa storia, in questa chiesa, nella prima chiesa, quando ero adolescente, ho imparato questa storia. E questa storia l'ho portata sempre con me, sempre ogni volta che leggo questa storia, Dio mi dà qualcosa di nuovo perché la parola di Dio si rinnova. Egli è viva. Amen. Leggiamo questa storia. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ecco, c'era un uomo chiamato Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: "Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi in casa tua." Allora egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Visto questo, tutti mormoravano:
dicendo: è andata ad alloggiare ad un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno in qualcosa gli renderò il quadruplo. Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare di salvare ciò che era perduto. Grazie a Dio per la sua parola. Io parlerò di qualcosa che voi già conoscete. Io so che molti di voi stanno molto tempo in chiesa e tante cose dottrinarie già le sapete. Io solo per ricordarcele molte cose io parlerò di quello che già sapete. Ok, fratelli? Perché io molti anni fa, quando tornavo dal Brasile, facevo il seminario e parlavo con mia mamma, e mi sorprendeva che lei conosceva certe cose che io studiavo al seminario. Ma io dicevo: mamma, ma come stai queste cose? Mio figlio, io sento tutte le domeniche, martedì, giovedì, il pastore predicare, e ho imparato tutto. Perciò io vi dico che io parlerò di cose che voi già sapete, perché quando predica il pastore lui spiega la parola. Voglio usare questa storia e trarre qualcosa di buono per noi, qualche lezione. Come mai che Gesù, in mezzo a una folla, si è interessato di un peccatore che ha abbandonato la folla e è entrato in casa sua? Avete capito? Immaginate la scena. Come io parlo, voi incominciate a immaginare la scena: una folla con Gesù che cammina per strada, e poi Gesù si ferma e dice: so che io oggi voglio entrare in casa tua. Abbandona tutti quanti e entra nella casa di un peccatore. Immaginate che oggi qualche Zaccheo qui, che non conosce Gesù, Gesù si ferma questa mattina e dice: io voglio entrare in casa tua. Che bello conoscere Gesù, ma non come tutti quanti lo conoscono. Conoscere Gesù intimamente. Zaccheo non voleva conoscere Gesù. Beh, sentito dire quello che dicevano gli altri: no, io voglio vedere Gesù, guardarlo negli occhi, conoscere Gesù. Questo era il proposito di Zaccheo: voglio conoscere Gesù. Ma sapete chi era Zaccheo? Cioè, al giorno d'oggi possiamo dire che era il capo dell'ufficio tributi, dell'ufficio tasse. Ecco, il capo dell'ufficio tasse. A quelli che vi fanno pagare le tasse, che corrono dietro a voi e dicono: hai pagato le tasse, qua la multa. Ecco, questo era Zaccheo. E certamente nessuno di noi piace pagare le tasse. C'è qualcuno che piace si alza la mattina, si mette in fila: io voglio pagare più tasse degli altri. C'è qualcuno qui che fa questo? Nessuno. E nessuno piace pagare le tasse. E Zaccheo era quella persona odiata dal popolo. Mio Dio, quello prende una parte del mio stipendio. Oh, che rabbia. Questo era Zaccheo. Ma Zaccheo dice che aveva anche un nome: era capo dei pubblicani, il capo dell'ufficio tasse. Aveva una posizione sociale, aveva un compito, era un uomo conosciuto. E qui il testo ci informa che cercava di vedere Gesù. Cercava, io voglio vederlo. Cercava di conoscere, di vedere chi era Gesù. Aveva sentito solo dire, lui voleva vedere Gesù. Tanti ne parlavano ed è arrivato qui a Gerico, ma io lo voglio vedere, lo voglio conoscere. Oggi possiamo conoscere Gesù. C'è molti di noi che lo conosciamo, non è così? Ma se tu domandi: ma tu conosci chi era Gesù?
tutti quanti ti diranno qualcosa. Tutti quanti diranno che loro in un certo modo conoscono Gesù. Va bene, io conosco un sacco di persone, ma conosco mia moglie in un modo differente. Ci abbiamo intimità, lei prega per me tutti i giorni. C'era un momento che lei faceva preghiera tutto il tempo. Quando io ero nel carcere, lei in casa pregava. E un giorno io sono rimasto in carcere fino alla sera che si erano dimenticati di me. E lei stava preoccupata, l'hanno presa. Non esce più dal carcere questo. Poi quando sono uscito, guarda che non sono rimasto là. Si erano dimenticati di me. Aveva cambiato il turno e si erano dimenticati di me. Non avevano visto sul registro. E poi tutti quanti battevano alle gradi. E qua c'è il pastore ancora. Loro si riunivano in una sala per giocare a carte, non so. Capitano anche queste cose. Conoscere Gesù. C'è gente di voi che hanno un relazionamento intimo con Gesù. Non è così, fratelli? E questo è conoscere Gesù. Non sentito dire di Gesù. Perciò Lazzaro sentito dire, guarda, Gesù oggi è qui in Gerico, sta passando da questa strada, ma io oggi lo voglio conoscere. E Gesù oggi si può conoscere. Sapete come? Lui stesso ce lo dice. In Giovanni dice, investigate le scritture. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Nell'Antico Testamento si parlava come Messia, ma nel Nuovo Testamento abbiamo Gesù che parla direttamente. E perciò quando noi vediamo che Gesù parla a noi, noi abbiamo un dialogo con Lui. Andiamo in preghiera, esprimiamo tutti i nostri desideri, le richieste di preghiera. E quando noi vogliamo ascoltare Gesù in qualsiasi cosa della nostra vita, leggi il Nuovo Testamento. E quando Gesù dice, mi vuoi conoscere? Investigate le scritture, perché loro parlano di me. E io ho conosciuto Gesù così. Non si conosce Gesù per sentito dire. Tu puoi avere un'esperienza personale con Lui. La prima cosa che mi insegna il testo, sapete qual è? Leggendo la storia, avete notato? Una cosa importante esce fuori da questa storia, il vuoto esistenziale. Lui sentiva un vuoto nella sua vita. Come molta gente che conosce, non conoscono Gesù, sentono il vuoto esistenziale. Sapete cos'è questo? Quello che tutto che il mondo ti può offrire, posizione, soldi, fama, sesso e tutto quello che soddisfa l'uomo non può riempire il vuoto esistenziale. Sapete perché? Noi siamo stati creati con questo vuoto interno. L'Ecclesiaste ce lo dice. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Per questo, come ho parlato prima, noi abbiamo paura della morte. Io ho paura della morte. Ma quando io mi sento che il Signore mi ha chiamato per fare certe cose, io perdo la paura perché confido nel Signore. Sapete, una volta ho invitato la chiesa, mia moglie qui presente ha passato queste cose insieme a me, dovevamo andare in una comunità che avevano ammazzato un pastore dietro al pulpito mentre predicava. E mi chiamano e dicono, pastore, mi hanno detto che tu non c'hai paura, tu lavori nei carceri, hanno ammazzato il pastore. Puoi venire a fare il nostro pastore là dentro? Ne serve un altro per ammazzare. Ma siccome che lavoravo nei carceri, ho detto speriamo che c'è qualcuno che mi conosce. E vado là la sera, era pomeriggio, a parlare con i trafficanti. Sapevo dove si riunivano. Loro erano così, parlavano con l'altro, c'hanno le armi nascoste, sapete, non le tengono. Ho andato a parlare con loro e grazie a Dio uno di loro mi conosceva.
Ah, il pastore del carcere. Grazie a Dio, ma non puoi entrare. Allora devo rompere queste barriere. E una sera riunisco il consiglio. Noi andiamo a fare un culto in mezzo alla comunità. Ci venite con me. Qualcuno ha un po' dubitato. Fratelli, ma non siamo figli di Dio? I discepoli dice che hanno morti per Gesù. Dov'è la vostra fede? Dobbiamo cominciare a lottare per queste cose. E allora tutti quanti, sì, parliamo con la Chiesa se vengono. Abbiamo parlato con la Chiesa, tutti quanti d'accordo, uomini, donne, bambini, mia moglie è qui presente. Andiamo nella comunità a fare il culto, in mezzo alla comunità, scusate fratello. E ho affittato un camioncino di quelli dei politici che parlano, che c'è il generatore sotto, non c'era corrente là dentro. Abbiamo affittato uno di quelli, abbiamo messo strumenti, tutto. Il generatore acceso di sotto, in mezzo a quella piazza dove c'erano i trafficanti. E una sorella che abitava un po', lei la conosce, mia moglie. Fratello, pastore, siete pazzi. Avete fatto il culto nella bocca del leone. Fratello, mia sorella, noi abbiamo il leone di Giuda, che è molto più forte. Il secondo sabato, sapete cosa è successo? Andavamo casa per casa per visitare le famiglie. Ma poi ci chiama una donna e dice, guarda, mio figlio sta morendo. E io insieme ai presbiti, agli anziani di chiesa che passavo casa per casa, che è successo? Uno con la droga e con molto bere gli ha preso quasi un infarto. E gli ho detto a Marchino, mia moglie sa chi sono, e a Wallace, non vogliamo distruggere la visita, portatela al pronto soccorso. L'hanno portato, il medico gli ha detto, grazie a Dio che sei arrivato in tempo. E il trafficante ha detto, digli al tuo pastore che la comunità è sua. Perché il leone di Giuda, quello che sta in noi, è più forte di quello che sta nel mondo. Ma tutti quanti noi abbiamo paura della morte. Perché questo? Siamo stati fatti così. Noi abbiamo paura della morte perché? Perché ci piace vivere. All'inizio noi non siamo fatti per morire, sapevate questo? I nostri progenitori vivevano in un posto chiamato il paradiso e non dovevano morire. Ma la morte dice che è entrata nel mondo. Per questo non fa parte di noi. Questo non ci piace morire. Io non ho visto mai qualcuno dire venite al mio funerale, manda i conviti. Per sposarsi sì, ma per morire no. Tutti quanti non aspettiamo questo. Non siamo fatti per morire. Per questo ci causa timore, dispiacere, tristezza, cordoglio. Gesù è venuto per tirare la paura della morte. Dice così, non temete quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Non possono uccidere l'anima. Quelli che possono uccidere il corpo non possono uccidere la nostra anima. La malattia distrugge il nostro corpo, ma non l'anima. Il nostro corpo invecchia, indebolisce, moriamo. Questa è la nostra fine di tutti. Prima o poi dobbiamo morire. Per questo è meglio noi conoscere Gesù. Non è questo, fratello, è meglio conoscere Gesù. E quando Gesù dice che è venuto per darci vita e darci vita in abbondanza, cosa vuol dire questo? Perché la vita non è il corpo, la vita è dentro di noi. Sono così, fratelli, mi perdonate. Non c'ho tutta questa delicatezza. Io, in me, questo è il mio corpo, ho perso anche le dita lavorando quest'anno. Questo è il mio corpo, ma quello che sono io sta dentro di me. Io sono, io penso, io esisto. Quello che sta dentro di me, Gesù mi ha dato vita a quell'anima che è dentro di me, è vita in abbondanza. Sapete cosa vuol dire questo? Che il mio corpo può morire,
ma la mia vita no, e la torna a Dio. La mia anima, dice Paolo, che riceverà un nuovo corpo, risuscitato, e vivrò in un nuovo paradiso. Per questo quando Gesù dice che ha dato vita e l'ha dato in abbondanza, la mia vita è una speranza eterna. E quando questo mio corpo va via, che non funziona più, io vivo in cielo col mio Signore, dove la morte non ci sarà più. Questa è la nostra speranza. Non sperate nelle cose materiali. Io ho perso amici che amavo, ma io ho detto: il Signore ha voluto così, io mi alzo e servo di più il Signore. Mi dispiace per quelle persone che quando perdono qualcuno nella famiglia disanimano. Il diavolo vuole questo, ma il Signore no. Non abbandonare il Signore per qualche perdita. Pensa un po' in Giobbe, che ha perso tutta la famiglia in un giorno. Lui cos'è che ha fatto? Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia glorificato il nome del Signore. Io continuo a servire il Signore. Poi ci dice il testo, al versetto 3, cercava di vedere Gesù, ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Non so se era come me, io sono piccolo di statura, ma ho imparato a salire sugli alberi. Io penso che Zaccheo aveva imparato a salire sugli alberi. Io quando ero piccolo andavo sugli alberi a prendere i fichi, tutti quanti sapete voi, e quando siamo ragazzini dobbiamo imparare a salire per prendere quelle migliori. Non è così. Penso che Zaccheo aveva imparato da piccolino a salire sugli alberi. E qua dice che quest'uomo aveva due cose che impedivano di vedere Gesù. Ascoltate, fratello. Noi possiamo avere due motivi che impediscono di vedere Gesù. Una di carattere personale. Piccolo di statura. Cose personali che possono farci impedire di vedere Gesù, in un senso figurato. Prima, le nostre priorità. Mettiamo sempre qualcosa prima di Gesù. Non dice così il diavolo: sei giovane, pensa a divertirti, pensa a farti le cose, pensa nella tua vita, divertiti, fai quello che vuoi, che poi Gesù alla vecchiaia. Ecco, le priorità, cose personali, le mie priorità mi impediscono di vedere Gesù. Un'altra cosa di carattere personale, perché noi decidiamo, il nostro disinteresse. Ma voi accetta Gesù, non sono interessato, no, non mi piacciono. Voglio godermi la vita. Molta gente mi dice così: voglio godermi la vita. Ma tu ti stai godendo la vita senza Gesù? Ma sai che la tua vita è una pena? Sai perché? Tu non c'hai speranza eterna. La vera allegria è quando tu hai Gesù nel cuore. La vera soddisfazione di vivere, quando tu vedi che le cose presenti sono per un tempo, che la tua speranza è eterna. Là incomincia a vivere con soddisfazione. Signore, io sono vecchio, non ce la faccio neanche, mi fa male la schiena, sto facendo la mia casina per tornare l'anno prossimo. Mamma mia, molte volte cerco di lavorare e poi faccio, non ce la faccio. E poi dormo tutto il pomeriggio. Io la mia mente ancora è giovane, ma ancora non ho capito che ho 70 anni. Avete capito qual è? Ma il mio, quando dico vado in Italia, adesso costruisco la casa, mia moglie mi dice: calma figlio, calma. Calma. Quando arrivo qua poi incomincio a lavorare, mi fa male la schiena e mi fermo. Queste cose nel paradiso non esistono. Un corpo forte,
un corpo glorioso. Perciò volete vivere con soddisfazione, speranza di vita eterna. E tutte le altre cose vi saranno aggiunte. La pace, l'allegria, la voglia di vivere. Che cosa bella! Solo in Gesù. Debolezze, vizi, ci distanziano da Gesù. Non possiamo accettare Gesù perché abbiamo il vizio di questo, il vizio di questo, il vizio di questo. Ma Gesù ti libera dai vizi. Accetta Gesù. Quando Gesù entra nel cuore e trasforma la vita. E vediamo cosa è successo con questo uomo. La seconda cosa è di carattere esterno. La folla. Prima un problema personale, sono piccolo. Poi un altro problema, la folla. Qualcosa esterna che impedisce di conoscere Gesù. Prima cosa, le religioni. Mio Dio, le religioni impediscono di vedere Gesù. Ogni religione rappresenta la sua. E molte volte dicono le religioni, Gesù in secondo piano. Amici, quanta gente non viene a Gesù perché c'è l'amicizia e gli amici dicono, oh, adesso tu sei diventato una pecora, eh? Per gli amici non accettano Gesù. Ma poi lo racconteranno al Signore questo, perché Lui è il vero amico. Famiglia. Famiglia che è contraria all'Evangelo. E molta gente non viene in chiesa e non conosce Gesù per causa della famiglia. Relazionamenti. Marito non credente, moglie non credente. Giovani, cercate una moglie credente. Se io non avevo mia moglie che si prende cura di me, a quest'ora non ero qua. Prima cosa, è credente? Se è credente, mi può accompagnare in chiesa. Quando ti sposi una non credente, e i figli? Oggi mio figlio è pastore. Mia figlia in chiesa, i miei figli in chiesa. Sai perché? Hanno vissuto con noi e hanno visto l'Evangelo nella nostra vita. E quando tornava a casa, tanti si sono convertiti. Oggi vado a battezzare 20, oggi vado a battezzare 30. Che cosa meravigliosa! Questo incitava i miei figli. Gesù trasforma. Mio figlio quest'anno doveva stare qua, sapete che doveva tornare, lui voleva tornare, non ce la faceva più. Ha pagato il biglietto. Comprato il biglietto un anno prima. Quando è successo questo fatto con i trafficanti, lui mi ha detto, papà, io perdo il biglietto, ma devo stare in quella chiesa. Perché quella gente non va nei bei tempi, quella gente va là, in quella chiesetta, e trova me. Perciò il mio dovere è qua. Non mi sento più di tornare in Italia. Ha perso pure il biglietto. L'amore per l'opera di Dio. E la moglie l'accompagna. Che cosa bella. Fratelli, quante volte ho sentito dire, io la mia religione. Ma sapete che Gesù non è una religione. Gesù è l'Emanuele, Dio rivelato all'uomo. Lui non è venuto a fondare una religione. Lui è venuto per dare la vita eterna a tutti quelli che aprono il cuore a Lui. Le religioni le hanno fondate gli uomini. Poi vediamo, fratelli, una storia di superazione. Versetto 4, cos'è che dice il versetto 4?
Allora, per vederlo, corsi avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Una storia di superazione. Davanti alle difficoltà noi abbiamo la scelta di affrontarli e superarli o cadere, disanimare. Una storia di superazione. Questo non serve solo nella vita spirituale, anche nella vita pratica. Quanta gente che studia e io dico: non ce la faccio. Come non ce la fai? Tu sei intelligente, tu puoi farcela, devi studiare, devi laurearti. Mia madre, mia figlia, mi vedeva studiare 5-6 ore al giorno. Facevo l'università 5-6 ore al giorno. 2 anni fa ho dovuto studiare la notte, mia moglie lo sa questo, per fare nuovi prodotti nei supermercati. Io fornisco supermercati e le grandi imprese sono venute con tutto nella città. E io piccolino stavo uscendo fuori e io ho pensato: devo fare un prodotto migliore del loro. E ho cominciato a studiare chimica per fare un prodotto senza conservanti. Oggi è il miglior prodotto e ancora sono nei supermercati. Io sono piccolino, loro sono grandi e io so che c'è il Signore di mezzo, perché la mia impresa è Dio che mi ha rivelato quello che dovevo fare e come dovevo fare. 27 anni nel mercato e tanti hanno cercato di tirarmi fuori, nessuno ci è riuscito. Sai perché? Perché Dio me l'ha data e nessuno mi toglierà, perché quello mi dà da vivere per io poter fare il missionario. Prendono il mio prodotto, lo tagliano, lo analizzano, cerchiamo di scoprire come lui fa. È ricetta di Dio e poi lo scopriranno, perché il Signore c'è di mezzo. Il lavoro, impegnati, lavora, vuoi la benedizione del Signore, non sperare che scende dal cielo. Formati, studia, lavora. Questo ho detto ai miei figli: studiate. Ha imparato 5 lingue mia figlia e ha lavorato 5 anni in una multinazionale, e quella gli ha dato il diritto di lavorare oggi a Perugia in una grande impresa. Studia, tu sei capace, tu ce la fai. Sai perché parlo questo? Perché a Isola c'è un brutto problema, l'ho passato io. Tu non servi a niente, dice il padre ai figli, tu non servi a niente. Incentivate i vostri figli a studiare, a lavorare. Tu non servi a niente, sempre mio padre me lo diceva, mi perdonate fratelli. E io ho cominciato a dire: io servo, io sono qualcuno. E quando ho cominciato a camminare col Signore mi sentivo il superuomo. Mia moglie mi dice: tu hai la mania di grandezza. Infatti ho sposato una moglie più grande di me, più alta, la casa grande, tutto mania di grandezza, perché il Signore mi ha detto: tu farai grandi cose, tu farai grandi cose. E quando mi dicevano: lì, mio Dio, lì mamma mia, là andiamo e fondiamo una chiesa. Ma tu sei pazzo? Noi andiamo e fondiamo una chiesa. E così ho cominciato a aprire un sacco di chiese. Animo per l'opera di Dio. Se tu stai in chiesa, in casa, davanti alla televisione, nessuno si converte. Vai in piazza a parlare di Gesù, che ti chiamano pazzo, ma le persone cominciano a imparare chi è Gesù e a conoscere Gesù. Sai come lo conoscono? Come tu ne parli, con l'entusiasmo che tu ne parli. No, Dio non ha messo in mondo gente segreta. Tu sei evangelico e nessuno deve sapere. Come nessuno deve sapere? Tutti lo devono sapere, che il Signore ha trasformato la tua vita. Solo così ho conquistato molte comunità. Mi ero perso? No, non mi sono perso, no, fratelli. Zaccheo, un esempio di superazione. La prima cosa che ha dovuto superare, sapete cos'è? La folla. C'era una grande folla e lui ha detto:
Se io vado dietro alla folla, sono l'ultimo arrivato. Non è così, fratello. Se noi andiamo dietro alla folla, dove tutti vanno, siamo l'ultimo arrivato. Se la folla sta seguendo Gesù, io vado dietro, sono l'ultimo arrivato. Molti seguono le folle senza sapere dove vanno. Vi conto una piccola storia, c'ho tempo, fratelli. Alle 12:30 io li metto. Vi prometto questo, quando comincio a parlare non li metto più, ma oggi vi prometto alle 12:30 chiudo. Ma dovete capire certe cose, fratelli. Io un giorno avevo 7-8 anni, seduto su un marciapiede a giocare a quelle pietrine, no? Ti ricordi? Chi chiede la mia età? 5 pietrine. Io e un mio amico. Io sono di Isola, fratello. Mi conoscete, no? Giocavamo all'ombra e vediamo un sacco di ragazzini correre. Quando vedo questi ragazzini correre, dice, ma perché stanno correndo? Tutti spaventati. Mi sono alzato e il primo dalla fila mi fa, corri! Corri, c'è qualche pericolo. Noi due corriamo insieme a loro. E scendiamo giù per la discesa. Quando arriviamo alla fonte a Cavadazzo, quando arriviamo là ci fermiamo, la lingua di fuori, stanchi, e poi gli dico, ma perché stiamo correndo? Il cane, che è il cane? Siamo arrivati su e c'era il carretto col cane legato. Cos'è che è successo? Quando si uscivano dalla scuola, il cane aveva una circonferenza con la catena, no? E loro andavano vicini e chi aveva più coraggio di stare più vicino al cane, perché il cane cercava di prendere e loro facevano, chi è che è coraggioso di stare più vicino al cane? Ma il padrone ha comprato la catena nuova e l'ha fatto un poco più lunga, 1,5 metri più lunga. Loro sapevano la circonferenza, sono usciti, ah, il cane, quando ho visto che il cane ha passato il limite, tutti si sono messi a correre, è libero. Quelli correvano e noi, il cane, era legato il cane. Abbiamo corso, sapete perché? Perché abbiamo visto tutti quanti correre. Molta gente corre dietro alla folla, parlo spiritualmente adesso, anche materialmente, solo perché tutti vanno in quella direzione. Ma sai cosa dice la Bibbia? C'è una via che all'uomo sembra dritta, ma alla fine essa conduce alla morte. C'è gente che segue una religione senza sapere dove va, perché non conosce Gesù. Immaginate voi questa gente che pensa di stare in paradiso e quando arrivano là il loro luogo è l'inferno, perché la Bibbia ci avvisa, c'è una via che sembra dritta all'uomo ma alla fine leva la morte, parla di morte spirituale. Perché? Corri, vai in questa direzione. E poi la seconda cosa, se io entro, dice Zaccheo, in mezzo alla folla, sono uno in mezzo a tanti. Non è così? Tu in mezzo alla folla, piccolino, neanche ti vedi. Se io vado in mezzo alla folla, non vedrò Gesù. Sono piccolino, immaginate il fratello Mario vicino a me, che io, mamma mia. Parlo di fratello Mario perché è un amico mio. Tutti voi siete amici. Immaginate Zaccheo piccolino in mezzo alla folla, si perde. E non mi metti in mezzo alla folla. Essendo piccolo in mezzo alla folla, non riuscirò nel mio obiettivo di incontrarmi con Gesù. Perciò né dietro alla folla dovete andare, né in mezzo alla folla. Allora lui ha deciso. Allora per vederlo corse avanti. Questo è un principio, correre avanti. Non mi interessa tu dove vai, non mi interessa la folla dove vai, io voglio vedere Gesù negli occhi e io vado avanti. Non rimanere fermo a guardare.
Se lui rimaneva là a guardare la folla passare con Gesù, mai avrebbe conosciuto Gesù. C'è tanta gente che aspetta, sta ferma a guardare. Invece non sforzati. Tira da te tutti i preconcetti. C'è gente che non viene in questa chiesa, sai perché? Preconcetto. Sanno che qui si parla di Gesù, ma solo per... stanno lì a guardare. E un giorno guardando, Gesù passerà e non avranno più l'opportunità. Ma Zaccheo non rimase a guardare e non ha perso l'opportunità. Corsi avanti e salì sopra un albero. Sapete cosa ci parla questo? Ci parla correre, salire, questo ci parla di sforzo. Ma ha scelto la posizione giusta. Lo ha guardato intorno. Se io corro avanti e vado su quell'albero, Gesù passa di là e io lo vedo. Sforzati. La Bibbia dice che il regno del cielo appartiene a chi è che si sforza, lo prende a forza. E molte volte i preconcetti perdono Gesù e perdono il cielo. Sforzati. Sforzati contro quella situazione. Gesù sta là, Gesù sta qui oggi e vuole che tu ti incontri con Lui. Noi decidiamo. Noi decidiamo di accettare Gesù. Noi decidiamo di andare al posto dove si parla di Gesù. Zaccheo non si è interessato se qualcuno lo vedeva correre. Immaginate quando ero alla scuola domenicale, i bambini nella mia chiesa, vedevo un uomo su un albero con la barba, vecchio, grande. Immaginate uno vedere correre un uomo e poi salire su un albero già di età. Ma lui non si è interessato di quello che dicevano gli altri. Il suo proposito era conoscere Gesù. Il luogo giusto per conoscere Gesù, sapete cos'è? La chiesa. Gesù ha detto questo, non io. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo. Non è così. Perché cosa voi vi riunite qua? Per ascoltare la parola di Dio, per lodare a Gesù, per pregare. Che belle preghiere. Qua ci sono della gente che prega, si intercede. Questo è il luogo dove Gesù è presente, perché siamo più di due o tre. Gesù disse: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Noi siamo la chiesa. E poi abbiamo la ricompensa. Il versetto 5 dice così, guardate che dice: quando Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi io devo fermarmi a casa tua. Adesso immaginate la scena, tutta la folla, Gesù in mezzo alla folla, e andavano in quella direzione, e poi c'era un albero, un sicomoro, e c'era un uomo là sopra. La cosa più importante, sapete qual è, fratelli? Non è che Zaccheo ha visto Gesù, questo è buono, ma che Gesù si è fermato a vedere Zaccheo. Zaccheo è stato visto da Gesù. In mezzo a una folla, l'attenzione di Gesù fu sopra Zaccheo. Sapete perché? Perché Gesù conosce i cuori di quelli che lo vogliono conoscere, di quelli che si impegnano, di quelli che si sforzano per incontrare Gesù. Gli occhi del Signore sono su quelli che lo cercano. Immaginate questo, fratelli. In mezzo a una folla, tutti quanti erano in mezzo a Gesù, parlavano con Gesù, discutevano con Gesù, ma Gesù dice... tutti quanti, ma c'è uno che si interessa di conoscermi e io lo voglio conoscere. La cosa più bella non è quando tu cerchi Gesù, è quando Gesù
si fa conoscere perché conosce il tuo cuore. Ma se tu vieni in chiesa e non stai né, non ti importa di Gesù, Gesù non si importa di te, stai tranquillo. Ma se tu vieni in chiesa col desiderio di conoscere Gesù e ascolti la sua parola, Gesù viene da te, lui si fa conoscere da te. Vedete la ricompensa? Non è che lui ha visto Gesù, ma che Gesù si è interessato di lui. Zaccheo, ma Gesù come faceva a conoscerlo? Certo che lo conosce. Gesù onnisciente, in mezzo a una folla, anche se Gesù non l'avesse mai visto, ma Gesù conosceva il desiderio di Zaccheo. Zaccheo, io ti conosco, io so il tuo desiderio, io so lo sforzo che tu hai fatto per vedermi. Io oggi voglio entrare nella tua casa, perché Gesù sa quando tu hai la volontà, il volere di conoscerlo. Gesù si ferma, è la cosa più importante. Io voglio entrare nella tua casa. Lascia tutta la folla e entrate nella casa di Zaccheo, il peccatore. Il peccatore, il capo dei pubblicani. Ma Gesù ha notato Zaccheo, ha lasciato tutta la folla ed è entrato nella casa di Zaccheo. Alleluia. Il desiderio attrae Gesù. E poi, fratelli, abbiamo nel versetto 7 il mormorio della gente. Molti mormoravano: come Gesù stava con noi qui nella strada, correvamo insieme, parlavamo con lui, ma adesso lui ci ha abbandonato per entrare nella casa di un peccatore. C'è gente che mormora. Sapete perché? Quello che lui non può fare, la gente, la società mormora perché non riesce a fare le cose e non ci crede. Quello che la società non riesce a fare, non crede. Non crede che Gesù può trasformare un peccatore. Non crede che Gesù può entrare nella casa di un peccatore per trasformare tutta la famiglia. Entra in casa di un peccatore, ma Gesù cerca i peccatori per trasformarli. Lui è venuto per salvare i peccatori. Gente che mormora. Io non parlo di questa chiesa, non ci sono mormoratori in questa chiesa, vero fratelli? Neanche uno. In tutte le chiese ci sono, ma qua no. Mormorare del culto, mormorare del pastore, mormorare di questo, mamma mia. Io avevo cominciato la missione del carcere. Io non so le cose che succedono qua, ma io parlo questo da parte del Signore. Avevo cominciato la missione del carcere, cominciato a si convertirsi. Ci sono dei filmati che il pastore ha chiesto di, se c'è qualcuno che li sa mettere il sottotitolo. Bei filmati, sono riuscito a tradurli di dischetti. Questa volta ho trovato un computer vecchio qua, l'ho riuscito a salvarli. Avevo cominciato la missione del carcere, la missione riscatto si chiama, riscattavamo peccatori dall'inferno, per questo ci abbiamo messo questo nome. Ma c'è stato qualcuno che, uscito dal carcere, ha combinato di nuovo. Allora tutti quanti nel parcheggio della chiesa: le pecore del pastor Francesco sono buone quando stanno chiuse, ma quando stanno libere diventano dei lupi. Questa era tutta la gente, molta gente parla. Le pecore del pastor, io il pastore del carcere, no? Le pecore del pastor Francesco sono buone quando stanno chiuse, ma quando le liberano tornano lupi. E io ho detto: va bene. Mi era nata questa barzelletta in mezzo alla chiesa, grande chiesa. Dopo un tempo abbiamo fatto con un colonnello dell'esercito, i pompieri, il sindaco della città, ho organizzato che tutti quelli nel semiaperto del carcere, c'è gente che li passano a semiaperto, si chiama,
quelli che stanno quasi per uscire, 3-4 mesi, 6 mesi escono. Io lo scelgo, i fratelli convertiti, tutti quelli, gente selezionata, e io gli dico: guarda, cominciamo a pulire tutti i monumenti della città, pompieri, sì, anche la televisione, ha fatto successo. Sono venuti, abbiamo pulito i monumenti della città, tutti, anche in intervista alla televisione. E loro hanno cominciato: ah, ma questi qua sono credenti, tutti belli comportati. Ah, non sono tutti quanti che pecore che diventano lupi. C'è gente oggi che sono pastori di chiesa. Non mormorare, fratello. Gente che mormora contro Gesù, e lui era perfetto. Non cercare la perfezione negli altri. Guarda il tuo cuore. Perché io sto mormorando? Per causare disanimo negli altri. Ci sono i mormoratori. Sapete cosa dovete fare? Pregate per questa gente. Ci hanno bisogno di preghiera. Voglio chiudere, fratelli. L'incontro con Gesù genera una trasformazione radicale. L'incontro con Gesù genera una trasformazione radicale. Perché questo? Gesù è entrato alla casa di Zaccheo. Cos'è che ha detto Gesù? Oggi la salvezza è entrato in questa casa. Prima cosa. Ma poi succede una cosa bellissima. Zaccheo si alza, dice la scrittura, e dice: Signore, io tutto quello che ho do la metà ai poveri. Come? Trasformazione radicale. Il Signore ha cambiato quest'uomo nel problema più difficile che lui aveva: amore al denaro. E rubava per essere ricco. Ma adesso ha smesso di amare il denaro e ha cominciato ad amare le persone. Avete capito il cambiamento radicale? Ha lasciato di amare i soldi che rubava per averli e adesso ha cominciato ad amare le persone, i poveri. Io venderò tutto, la metà dei miei beni, e la darò ai poveri. Quando Gesù entra in una vita, la trasformazione è radicale. Io vedo in questa chiesa molti fratelli che molte volte io penso: perché ho fatto certe cose in certi momenti? E poi io dico: quello che faccio io qualcuno l'avrebbe fatto. Io sono sicuro di questo. Veri credenti, quando vedono bimbi piangere per fame, voi correte al supermercato a fare una spesa per loro. Io penso che tutti quanti farebbero questo. Perché il Signore cambia il tuo cuore. Prima di credere in Gesù, attaccata ai soldi. Quando conosci Gesù nel tuo cuore, incominci a amare il prossimo come a te stesso. Come io faccio a mangiare la sera, sapendo che in quella comunità ci sono bimbi che non mangiano da 2 giorni? Una volta mia moglie si è messa a piangere, è andata al supermercato a fare spesa con la carta di credito, non avevamo soldi per portarla alle famiglie. Non ci sono mai mancati soldi in casa nostra. Sempre abbiamo avuto il meglio, perché più facevamo, più il Signore ci dava. Zaccheo rubava il prossimo. E poi l'amore per dare la metà a quelle persone, i poveri. Darò la metà dei miei beni ai poveri. Sapete che dice il Vangelo? Se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.
E Gesù le finisce con queste parole: Gesù è venuto a salvarci ciò che era perduto. Io chiudo, fratelli. La salvezza è entrata in questa casa, disse Zaccheo. Puoi ascoltare anche queste parole. Se tu oggi lasci entrare Gesù nella tua casa. Due domande voglio farvi. È entrato Gesù nella tua casa? Il Vangelo è una buona novella, perché è un avviso di pericolo, evitare il castigo eterno. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il Vangelo. Il Vangelo non è una religione. Il Vangelo è il Signore venuto al mondo per avvisarci che c'è un castigo eterno, ma lui è morto sulla croce per noi e ci offre un paradiso. Quello che ha detto ai discepoli vale anche per noi. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un luogo. E quando l'avrò preparato, tornerò e vi laverò con me. State aspettando la volta di Gesù? L'ultima domanda. Dove passerai l'eternità? Spero che qualcuno mi ascolti oggi. Metti questo nella tua anima, che un giorno devi spiegarlo al Signore. Non hai sentito quel sermone? Che il Vangelo è un avviso per liberarti dall'inferno? Perché non l'hai ascoltato? Perché Zaccheo dice che è sceso dall'albero e ha accettato Gesù con gioia. Oggi noi possiamo accettare Gesù con gioia o fare finta di non ascoltare, ma un giorno il Signore ti chiamerà e lo spiegherai a Lui. Perdonate, fratelli, se ho passato il tempo. Che il Signore ci benedica. Ricevete questa parola in nome di Gesù. Grazie Signore, vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo alzarci tutti in piedi, vogliamo riflettere un momentino, vogliamo riflettere un attimo sulla parola di Dio che è stata chiara. Gloria al tuo nome, Signore. Vuoi tu conoscere Gesù? Una domanda chiara è stata posta. Vuoi tu incontrare Gesù? Noi possiamo conoscere Gesù e noi possiamo incontrare il meraviglioso Gesù della salvezza. E se noi che possiamo conoscere e incontrare Gesù, Egli ci dice: volgi lo sguardo. E noi vogliamo volgere lo sguardo a Cristo Gesù, colui che è la salvezza del mondo. E se tu vuoi veramente incontrare Gesù, scavalca quella folla dell'indifferenza, vai oltre quella folla della incredulità, di quella folla che ti ostacola, che può essere un tuo amico, un tuo familiare o un qualcosa di materiale, forse il denaro. Allora scavalca quella folla, sforzati, elevati, fai un gradino di più. Alzati, volgi quello sguardo a Cristo Gesù. Vai oltre quelle interferenze personali,
del mondo, perché la soluzione è Gesù. Se tu vai oltre e se il tuo sguardo è rivolto a Cristo, Cristo ti guarderà, ti salverà, ti aiuterà, metterà pace nel tuo cuore. Volgi quello sguardo a Gesù come Zaccheo. Sali su quell'albero, distinguiti, vai oltre quella folla. Lascia stare quell'interferenza materiale. Concentra la tua vita a Gesù, il Salvatore del mondo. Allora tu lo incontrerai, allora tu lo conoscerai personalmente ed egli trasformerà la tua vita. Ci sarà una trasformazione radicale, forte, totale, e la tua vita sarà trasformata da Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. Gloria a te, Signore. Vai oltre e quel vuoto sarà riempito da Cristo Gesù per l'eternità, perché Dio ha messo nel tuo cuore, dentro di te, pensieri per l'eternità. Grazie Signore, grazie per la tua meravigliosa parola, grazie perché ci ricordi di andare oltre quelle interferenze e vogliamo volgere lo sguardo a te e vogliamo rincontrarti, vogliamo incontrarti, vogliamo riconoscerti sempre di più. Rinnova in noi questa meravigliosa speranza. Grazie Signore. Vuoi tu conoscere Gesù? Lo puoi fare questa mattina? Sì Signore, apri i nostri occhi.